La rassegna stampa è offerta da... Mercoledì 13 marzo, buongiorno a tutti, andiamo a vedere le prime pagine dei giornali di oggi. Apriamo come sempre con il Messaggero, fumata nera, giochi aperti, cardinali e conclave, favoriti, share e scuola, nuovi dubbi tra cordate e Sodano tra l'identikit del nuovo Papa, avrà un cuore generoso. Napolitano, garantire il ruolo di Berlusconi, alto là, giudici e PDL, sit-in grave, ma serve un giusto processo, Grillo, Silvio come Craxi, faccia ilaritante. Ora passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, il conclave, Papa, grandi elettori divisi, nera la prima fumata, Sodano, il prescelto, abbia un cuore generoso, Dolan, arcivescovo di New York, entro giovedì il nuovo pontefice, ovazione quando il decano ha ringraziato Benedetto XVI, fedeli sotto la pioggia, in attesa e preghiera, delusi alla fine. Scomparsi due amici, gli investigatori temono una lupara bianca, ore d'ansia per Luca Greco di Campi e Massimiliano Marino di Sandonaci. Dopo voto il PD pugliese congela le dimissioni di Biasi e oggi Vendola annuncia rimpasto, sfuma la resa dei conti per la sconfitta elettorale. L'avvertenza, Vendola Emiliano, ora boicottiamo la Bridgestone, stop agli acquisti contro la chiusura. Giustizia Napolitano, Berlusconi va garantito, ma rammarico per il blitz milanese, serve senso di responsabilità. Champions League, il Milan si arrende a Messi, il Barcellona cade il poker, doppietta del pallone d'oro, grande rimonte agli spagnoli, 4-0 che passano ai quarti. Nuova Delhi, l'India sui due marò, l'Italia onori i patti, convocato il nostro ambasciatore. La Gazzetta di Lecce, Campi Salentina, ore d'ansia per due amici, forse una lupara bianca, entrambi hanno alle spalle piccoli precedenti per furti e rapine. Non si hanno più notizie di Luca Greco, operaio di 28 anni, e di Massimiliano Marino di Sandonaci. Lecce, ladri scatenati, 4 colpi da 60.000 euro, malviventi in fuga con soldi e preziosi. Sempre a Lecce, minaccia e sequestro, la ex incinta in manette. Università del Salento, crollano le iscrizioni, rifiuti, Perrone guida la nuova ATO, Lecce. Sempre a Lecce un B&B conteso, scatta il sequestro. Verde pubblico, le aiole cittadine trovano risponso, 12 aree adottate da 7 vivaisti. Maglia, imprenditore picchiato con un bastone, Giuseppe Portaruli reagisce e mette in fuga i due banditi, scattano le indagini. Pestaggio all'alba di domenica, la vittima aveva 4.000 euro, ma i malviventi non li hanno presi. E ora chiudiamo con il Nuovo Quotidiano di Puglia. In fuga uccisi, mistero, due scomparsi da domenica, forse nel mirino dei clan per uno sgarro, si teme per la sorte di un 31enne di Campi e un 34enne di Sandonaci. Lupara bianca? L'Unisalento nel dossier Alma Laura, lavoro dopo la laurea, facoltà scientifiche ok, male giurisprudenza. Il PD salva Biasi e avverte Vendola, occorre svoltare, dure critiche alla giunta regionale. Sequestra minaccia e picchia, l'ex compagno incinta, arrestato, raptus gelosia di un 36enne leccese, rapimento in centro con l'auto. L'offerta lanciata a Benedugno, TAP, 5 milioni anti-erosione, se il comune dice sì al gasdotto. La protesta di Tesoro, ingiustizia, diktat delle Capro a Lecce con il Pavia di venerdì per la TV. Le sfide della politica, la direzione PD salva Blasi, ma bocce la giunta Vendola, niente voto sulle dimissioni e le critiche si spostano sul modello Puglia. Rimpasto pronto, Nichi ha deciso e Stefano lascia, vado in Senato. Ultime scelte nella notte, oggi conferenza stampa, il governatore ha incontrato l'UDC. Il dossier Alma Laura, facoltà scientifiche, è più facile trovare lavoro, Unisalento, ingegneria e scienze sociali, ma la maggioranza di laureati occupati dopo un anno, male giurisprudenza. Disoccupato uno su due, un anno dopo la laurea, le piccole aziende preferiscono assumere diplomati, le grandi società mostrano interesse per gli studi superiori. Il diritto di Avetrana, misteri va assolto, era confuso, il legale di Gio Michele, se non è credibile, mente anche sulla scena del pozzo cisterna. La pagina di Lecce, tutti connessi con il comune per vivere online nella Smart City. Domani il convegno alle Cantelme, il progetto pilota di un'interfaccia pubblica, sbarcherà in un quartiere. Piano per le famiglie, non lasciamo le case di San Pio, proposte il trasferimento, no, a via Pistoia. L'inaugurazione del marchio di H&M a Prota nel Salento, domani il Maxi Store. Il giallo, torniamo per cena, i due amici in auto scompaiono nel nulla, cellulari muti da domenica, si teme la lupara bianca. Le indagini, l'angoscia dei familiari e l'incubo della faida, l'ansia tra parenti e amici, il sindaco basta col passato. Infine chiudiamo come sempre con lo sport, il calcio, il diktat di Lega Pro, sull'anticipo in TV, il Lecce, ingiustizia. Contro il Prato in campo il 22 marzo, ma è polemica, arriveremo a giocare 8 gare in 32 giorni. È una decisione che ci danneggia molto. Il personaggio è come Mushai, il metronomo delle mani di Toma. Coppa Italia, giallorossi e latina per ribaltare lo 0-2 e volare in finale. Bene, anche per oggi la nostra rassegna termina qui. A più tardi con TG24, buona giornata a tutti. La rassegna stampa è stata offerta da...